insomma, eravamo io, un parodontologo, un implantologo, un protesista, un conservatore. E niente, ci si pone alla nostra attenzione una figura di un dente da latte. E nessuno riusciva a riconoscere che fosse un dente da latte. Incredibile questa cosa. Io dico, ragazzi, un dente da latte. E che ci vuole un dente da pediatra? Devo per dirvelo che è un dente da latte. È molto semplice, no? E loro dicono, no, è una neoformazione. Ho detto, ragazzi, non c'è problema, non sapete il dente da latte. E siete delle pipe. Oh, Lucio, tu sei troppo ganzo, Maria. Allora ho detto, ragazzi, tutto si può risolvere. C'è il congresso nazionale della SIO, ci sono le sessioni per gli odontoiatri, le sessioni per gli igienisti, le sessioni per l'ASO, le sessioni per i farmacisti, i pediatri. Tu hai ragione, ma c'è la saga di Fagiola Lucelletta, non ce la fa venire. Come sarebbe che non puoi venire? Fammi capire, scusa, tu vai alla saga dell'uncinetto. No, cerchiamo di capirci. La saga di Fagiola... Forse cosa te la sei persa. Tu sai chi è il presidente della SIO quest'anno? È Gigi Paglia. Sì, sì. Lo sai chi è Gigi Paglia, vero? Amico mio, amico tuo, amico di tutti, Gigi Paglia, lo sai, vero? Gigi Paglia ci vuole tanto bene, però se non vieni è un problema. Maremma, ci manderò un whatsappino. Tu mi vieni a dire a me che a Gigi Paglia le mando un whatsappino che tu non vieni a questo congresso? Ci rendiamo conto? No, vabbè, vengo. Ci sono. Sei un bravo ragazzo, certo che mi hai fatto veramente un po' sospettare. Sembrava uno che... ma sei veramente forte, guarda, veramente. Dai, ci vediamo al congresso.